Salve a tutti ragazzi, bentornati sul canale di Queltaleale. Eccoci qui di nuovo con FIFA 18 e Alex Hunter con la modalità The Journey. Andiamo a vedere un po' i tweet, cosa dicono. Ok, tutto a posto. Kim Hunter ha qualità tecnica incredibile, ma onestamente no, onestamente da quella partita non si sono viste. Ho debuttato con la nazionale, grazie per essere venuto e per aver portato Thierry Henry, è stato il giorno più bello della mia vita. Ok, però si poteva fare meglio, cioè di peggio era difficile. Comunque andiamo avanti. Abbiamo finito il capitolo 3, quindi che partiamo dici? Con il quarto, una lezione di vita. Ok. Alex, dunque, durante la tua ultima partita in Premier, il pubblico ti ha fischiato. Eh? Come ti sei sentito? Che cosa hai fatto una volta uscito? Oh, cavolo, è stato terribile. La peggiore sensazione di tutta la mia vita, credo. Ma in realtà non ho fatto nulla, Volevo solo andarmene, capisci? Ecco, sì, proprio così. Quella sensazione voglio che la rievochi, ok? Trovala, portala dentro di te per l'intera scena. Questo ragazzo ti offre una Coca-Cola e tu decidi di berla. Gentile? Sì, generoso. Generoso. Quindi bevi la Coca-Cola, ti senti rinfrescato, sei sollevato. Vuoi dargli qualcosa di speciale come ricordo. È tutto. Bene. Ce l'hai? Sì, sì, sì. Sei pronto? Sì. Sì, che lo sei. Via con le prove! E che gli dà di speciale? Se rievoca i momenti dei fischi, gli dà una testata. E azione. Ehi, Alex. Alex Hunter? Sì. Lasciali perdere, non capiscono. Tu sei il migliore. Vuoi la mia Coca-Cola? Tranquillo, prendila. Non ci ho sbavato sì, sopra. Ok, va bene. Ma l'ha agitata e adesso esplode. Ok. Adesso fa un rutto clamoroso che il bambino lo ricorderà per anni. Wow, non mi crederà nessuno. Hai un telefono? Sì. Dai, vieni qui. Stop! Sì! Perfetto, ragazzi, fantastico! Buona? Non si è visto che ero nervoso? Non stavo sudando troppo, vero? No, è stato incredibile! Fantastico! Com'è venuta? Vabbè, un po' di spot. Ci sta, significa che... Lo chiamano anche per questo. Comunque, a parte questo, noi intanto diamo un'occhiata sempre agli attributi, perché appena arriviamo a 80 qua, a parte che 80 è una gran bella cifra, e poi ci darà altri punti da poter utilizzare per migliorare la nostra abilità. Prossima partita sarà una partita di Coppa MLS Cup, che in linea teorica dovrebbe essere... credo il playoff per la promozione. Non lo so, onestamente non so come funzioni qui il fatto dei playoff. Però contro il Seattle vediamo se effettivamente è la coppa di Lega o se sono gli incontri di playoff. Perdonate l'ignoranza, ma non conosco il campionato americano. Questo è il calcio di coppa. Vinciamo okay, e arriviamo alle semifinali di conference. Perdiamo e la nostra stagione sarà un fallimento. Addirittura. Signori, a partire da oggi il lavoro si fa duro. Se darete il massimo, potrete raggiungere ogni cosa. Anche quelle ritenute impossibili. Come un vecchio messicano che vince i suoi primi mondiali. Si se puede. Si se puede. Ok, pronti per la partita allora. Ci siamo, iniziano dunque playoff. Eccoci. Ah no, erano i playoff. Ok. Chi vince panico. Perde, saluta in palio la semifinale di Western Conference. I LA Galaxy sono riusciti a qualificarsi al termine di una rimonta straordinaria che ha visto tra i protagonisti assoluti Alex Hunter, arrivato a stagione in corso. Squadra che confida molto su di lui anche oggi per passare il turno e approdare in semifinale.
Ci si prova, ci si prova. Carichi. La sfida fra Galaxy e Colorado Rapids, lo StubHub Center di Los Angeles, è il più grande impianto degli Stati Uniti fra quelli dedicati esclusivamente al calcio, nonostante una capienza di appena 27.000 posti. Stadio raccolto ma perfetto per assistere a una partita di calcio che da queste parti difficilmente richiama folle oceaniche. Eh sì, non è lo sport nazionale di certo, però. Attenzione perché qua già rischiamo subito. Questo colpo di testa. La difesa è abbastanza bucata. Non l'ha colpita con la non male che hanno sbagliato. Pronti per la botta. Il tiro dalla distanza e la forza è la cosa che più abbiamo sviluppato con il nostro Alexander. Opportunità. Attento qui il difensore che allontana. Quindi approfittiamo delle botte dalla distanza, ragazzi, che nel dribbling facciamo cagare. I Los Angeles Galaxy sono uno dei 10 membri fondatori della Major League Soccer, nata nel 90. E ci prova! Portiere che evita il gol con un grande intervento. Davvero una parata d'applausi, non era facile da lì. Vai, prova a piazzare, no, non va. Prova ad involarsi, Alex, prova ad involarsi, i numeri. Vediamo se subentra qualche attaccante. Vabbè, non era un brutto passaggio. Attenzione al Seattle che si porta in vantaggio. Avevamo avuto molte occasioni. Siamo fatti fregare male. No, no, questa dobbiamo assolutamente vincerla. Stavamo giocando anche molto bene, tra l'altro. Sempre lungo la fascia, Alexander. Sempre lungo la fascia, questa volta solo, solo. Finisce così il primo tempo. Abbiamo avuto tante occasioni, ma non siamo riusciti a capitalizzare. Ci troviamo sotto di un gol. Però non ci demoralizziamo, vai con questo secondo tempo, subito aggressivi. Grande così, vai di contropiede, vai di contropiede. Se ne va Hunter, da solo, da solo. Rigore. Ma non è vero. Maledetti, ma scusi. Dai cazzo, ma quanto cazzo siete scarsi, porca puttana. Non riescono a tenere un pallone. Io non posso neanche andare indietro che mi toglie punti. Dos Santos. Ottimi. Che cazzo. Occhio, cerca l'area di rigore. Vai, vai. Attenzione, tutto solo. Palla in out, si riprenderà con un corner. Attenzione, il Seattle subito al contropiede. Stavano per raddoppiare. No, comunque primo tempo qualche occasione, secondo tempo proprio non riescono a darci la palla. Cioè, guarda là. Grande così, grande così. Non può sbagliare da lì. Grande Alex. Grande così. Secondo tempo pessimo dei Galaxy, ma siamo riusciti a pareggiare. Diciamo come il primo tempo del Seattle, che aveva giocato male, ha segnato. Vabbè. Finisce così il secondo tempo. Adrenalina però. Stanno vedendo i limiti dei Galaxy. Ora non ci facciamo fregare. Guarda qui, cioè non se la riescono proprio a passare. Sono scarsissimi. Quello con i capelli lunghi, non so come cazzo si chiama, ma non ha beccato un passaggio in tutta la partita. È imbarazzante. Ecco, Jermaine Jones. Adesso l'ha chiamato. C'è spazio per andare. Vai Hunter, vai! Un palo, pure il palo ci si mette. Comunque Hunter sicuramente migliore in campo, eh. Perché
Perché la squadra non ha carburato per niente. Il Seattle la sta facendo da padrona. Va di nuovo in vantaggio. Va di nuovo in vantaggio. Ma onestamente se lo stanno meritando, perché Vai così. Togliti dai coglioni, vai. Ma andate a fare in culo. Siete scarsi, siete troppo scarsi. Devono essere più lucidi, più concreti. Ma no, più lucidi. Che cazzo è? Non vincerebbero neanche con una squadra di pali della scopa. Ma proprio i veri e propri pali della scopa. No, non ce la. Non ce la possiamo fare comunque. Guarda. Ma. Non lo so. Imbarazzanti, no, no. Sconfitta meritatissima dei Galaxy, perché veramente avevano compiuto già un mezzo miracolo per raggiungere. Imbarazzanti. Hanno gettato comunque le basi per disputare una stagione da protagonisti il prossimo anno, magari con un Alex Hunter in più. No, noi ce ne dobbiamo andare da sta squadra di merda, per favore. Los Angelina e già. Dobbiamo giocare a baseball piuttosto. Starò ancora un po' a Los Angeles. Certo che tornerò a casa per Natale. Non sarebbe lo stesso senza di voi. Ok, mamma, devo andare. Ciao. Ehi, mister. Alex. La nostra stagione è finita. Ora abbiamo tempo per ripensare ai nostri errori. Circa un paio di mesi. I rimpianti, invece, ce li dovremo tenere molto più a lungo di così. Ok, questo è quanto. Eliminazione, come detto, meritatissima per i Galaxy, perché veramente è una brutta partita. Ottimo primo tempo, nonostante il gol del Seattle. Al secondo tempo inesistente. Stessa cosa, tempi supplementari. Quindi. Alex, aspetta. Devo essere più esplicito? Lo capisco, davvero. Ma devo parlarti un secondo. Devi ascoltarmi. 10 minuti, non chiedo altro. Se dopo vorrai che sparisca dalla tua vita, lo rispetterò. Quando ho scoperto che stava morendo, avevi la finale di Coppa. Quanti anni avevi? 10? All'epoca ero fuori dai giochi da un po'. Le cose con tua madre andavano male. Discutevamo per qualsiasi cosa. Ricordo quella volta in cui eravamo usciti a fare una passeggiata tutti insieme. Stavamo camminando da un po' e chiesi a tua madre se aveva tirato il freno a mano. Non ricordava. Una stupidaggine. Finimmo per discuterne fino a notte fonda, sperando che tu non potessi sentirci. Alex, ci abbiamo provato in tutti i modi, ma fra me e tua madre era già finita molto tempo prima che io me ne andassi. Dopo la morte di Sof, volevano mandare Kim in affidamento. Così ho fatto una scelta. Ho deciso di crescerla io. Immagino che a quel punto avessi già valutato le tue priorità. Guardami, figliolo. Non c'è stato giorno in cui non abbia pensato a te. Ma tu avevi la mamma. E avevi Jim. Tua sorella. Chi aveva? Quindi diciamo che era morta, vabbè, la madre della sorella, l'amante del padre, ci siamo capiti. E ok, comunque vediamo adesso come si mette la situazione per il nostro Alex dopo il fallimento dei playoff. Andiamo in vacanza? Fare Natale? Le carico in macchina. Grazie. Sì, perché mi sembra che in America la pausa del campionato è quella, diciamo, invernale, o sbaglio? Quella è una specie di cimelio di famiglia. Mio nostro nonno ci ha segnato il suo 100° gol.
Febbraio 1969 contro il Coventry City. Tiro al volo di sinistro. Davvero perfetto. Tieni. Porta fortuna. Questo è un grande Coraggio. Gesto perché sappiamo quanto devi Alex tenga a quel pallone. Tornerò presto, vedrai. Ok, alleniamoci insieme quando tornerai. Certo. Meglio sbrigarci, altrimenti... Gli scarsoni della famiglia. Sì, sì, sto arrivando. Portiamoci pure al padre e al nonno, facciamo due contro due. Grazie. Ti ricordi quando mi hai chiesto un consiglio? Allora, sei sempre te stessa. Resta concentrata quando calci un rigore. Sei una hunter. No. Sul campo. Ci sta. Là fuori. Sì, sempre te stessa. Siamo molto pacati, eh. Siamo molto pacati. Però ci sta, sono le risposte che uno si sente di dare in realtà. Poi ognuno avrebbe dato magari le proprie risposte, e per questo c'è la possibilità. Ognuno che si fa, tra virgolette, la sua storia, il suo personaggio, il suo stile di Hunter. Comunque, avanti, 31 dicembre, sì, adesso ho letto la data, quindi dicevamo bene per quanto riguarda il periodo di pausa. Si torna in Inghilterra, che è tutto un altro stile, lascia fare. Bene, bene, bene. Guardate chi è tornato dal paese delle star. Comunque, vediamo un po' se ho capito bene. Sei tornato qui in Inghilterra per le vacanze di Natale? E te ne stai qui da tua madre la notte di Capodanno? A guardare una partita di calcio in TV? Alex Hunter, il re delle feste! Sei il solito spiritoso, non cambi mai. Non riesco a credere a quello che sto per dire. Ma sono contento di rivederti, bello. Ti capisco, a me succede ogni giorno. Ah, sei in forma, eh? Ascolta, Danny. Scusa se sono un po' sparito negli ultimi tempi. Ah, tranquillo. Siamo amici. È stato incredibile. Dimmi, come vanno le cose? Oh, beh, i ragazzi continuano a vincere. Dunque, pare che il mister non mi ritenga all'altezza del tipo che avrei dovuto sostituire. Non lo so, ma da quando mi sono trasferito non riesco più a essere me stesso. È un peso, come se la gente si aspettasse di vedere il nuovo... Alex Hunter. Forse dovrei tornare in Championship. Senti, amico, devi toglierti tutti questi pensieri dalla mente. Mostrare agli altri che cosa sei capace di fare. A che gli serve Alex Hunter quando c'è qui il vecchio Williams? Giusto. Sì, sì, sì. Insomma, non volevo dire nulla. Temevo che avrei ferito i tuoi sentimenti. Beh, ti non ringrazio. Non volevo buttarti giù. Prego. Non parliamone più, ok? D'accordo, usciamo. Ti faccio vedere come si fa. Ma non possiamo fare qualche partitella amichevole qui in Inghilterra? Qualcosina, vabbè, non proprio questo tipo di partitelle amichevoli, magari. Che dobbiamo fare? Giusto dei numeri? Oppela. Però difende, attenzione. Guarda come difende. Là... Noi facciamo i numeri a sto punto, scusa. Lo so che magari è un po' bastarda come cosa, però. Lo portiamo sull'esterno! E lui va a segnare ugualmente, maledetto. Attenzione, ci ha fregato male. Vabbè, noi in difesa facciamo cagare, però. A sto punto l'unica tecnica è questa, effettivamente, che è molto vergognosa come cosa in un 1 contro 1. Attenzione, 3-2 per Williams. E ci prova. No, l'avevamo presa. Ale. Lascia fare. E qui si va in parità.
Vabbè, dai, ci sta, ci sta. Oh, quanta qualità, amico. Vedo che hai imparato dei nuovi giochetti mentre eri via. Ah, qualcosina, sì. Chi se lo ricordava? Il calcio può essere divertente. Forse è quello il tuo problema, amico. Sì, sì, forse hai ragione. Allora, dove andiamo a Capodanno? Beh, conosco un posticino che ha aperto un mesetto fa e ti assicuro che ti farà dimenticare i tuoi localini hollywoodiani da quattro soldi. Dici? Beh, c'è solo un modo per scoprirlo. Questo sì che è parlare, amico. Ti sembra un po' presto? Sono sveglio dalle 5. Kat dovrebbe mettere delle tende nella stanza degli ospiti. Ho dovuto usare un asciugamano. Oh, Gemma! La colazione è pronta? Gemma! Forse ha chiuso la porta della cucina. Amico, Gemma! Datti una calmata. Gemma! Non rivolgerti a mio nonno in quel modo. Un po' di rispetto, ok? Oh, dai, ma io sto morendo di fame. Oh, poverino. Oh, eccoti qui. Non è difficile trovarmi, Michael. Sparisci, Williams. Devo parlare con il mio assistito. Guardo la TV. Credo che la colazione sia pronta. Perché non l'hai detto quando sei entrato? Ti lascerò delle uova. Un uovo. Forse. Perché siete tutti così mattinieri? Non sto più nella pelle. Ho appena parlato al telefono con i Galaxy. Pare che alcuni top club europei ti abbiano messo gli occhi addosso. È un altro dei tuoi giochetti? Ti sembra che stia giocando? Ci possiamo fidare? Attenzione, Certo abbiamo lasciato i Galaxy un po' di merda, nel senso, se ce ne andiamo, non fai però i Galaxy non vogliono che tu te ne vada, ma Atletico, io sì. PSG, Bayer. Grande. Sono tutte grosse occasioni. Devi solo sceglierne una e farò in modo che si realizzi. Non lo so. Tu cosa dici? Ah, attenzione, qua dobbiamo scegliere la nostra nuova squadra e qui la scelta è complicata. Mitico il nostro Carletto Ancelotti. Allora, vinci il campionato. Vinci il campionato. E vinci il campionato, ok. Diciamo che non è tanto questione di stipendio. È più, direi più una questione, ragazzi, di campionato. Cioè, tra i tre campionati, il campionato francese onestamente non è che mi attiri più di tanto. Il campionato tedesco un pochino di più sì. Forse quello che mi attira di più è il campionato spagnolo. Perché? Perché non ci ha messo in una dei club, vabbè, Barcellona o Real Madrid, ma magari con l'Atletico, che potrebbe essere una buona occasione. Che dite? Andiamo all'Atletico? Fatemi sapere voi cosa avreste scelto. Io onestamente dico Atletico Madrid. Allora è deciso. Michael. Grazie. Ero in debito con te. A dire il vero non era la prima volta. Consideralo un inizio. Sono stato molto indeciso tra Atletico e onestamente anche Bayern Monaco, anche il campionato tedesco, secondo me. Inter in Germania ci poteva anche stare, però magari batterci contro Barcellona e Real Madrid potrebbe essere una, non lo so, una cosa interessante. Comunque non siamo riusciti neanche a segnare 5 gol. Aspetta, quante partite abbiamo fatto in questo capitolo? Una. Come cazzo facevo a segnare 5 gol in una partita? Ah no, in una partita, giustamente, poi andando avanti con l'MLS Cup. No, è vero, è vero. È stato un capitolo purtroppo tristemente molto breve. Onestamente volevo andare un po' più avanti con
con i Galaxy, però purtroppo, cioè, la squadra onestamente non potevamo fare più di tanto, perché essendo in attacco non arrivavano proprio palloni, quindi abbiamo cercato di fare del nostro meglio, non è andata benissimo come cosa. E niente, quindi noi a questo punto, ragazzi, ci vediamo con il prossimo appuntamento, perché ci sono state parecchie cutscene, quindi probabilmente sono uscito anche abbastanza lungo, anche solo con una partita. Mi spiace, come detto, non essere riuscito a fare abbastanza bene, cioè abbiamo fatto cagare nei playoff, però come detto, purtroppo la squadra non ha girato bene contro il Seattle. E fatemi sapere anche voi cosa avreste scelto tra queste tre squadre. Come detto, io ho optato per l'Atletico per poter batterci magari anche con il Barcellona e il Real Madrid, anche se il Bayern Monaco poteva essere una buona scelta. Paris Saint Germain e il campionato francese non mi attirano più di tanto, detto onestamente. Comunque, come sempre, lasciate un like, condividete, seguitemi sulla pagina Facebook, secondo canale, Twitch per le live, trovate tutti i link in descrizione. Ci vediamo al prossimo episodio, un saluto a tutti da quel tale Ale.